Solo levati di mezzo, se no ti calpesterò. Signora Clegg, l'onorevole è molto occupato in questo momento, però... Va bene, Maggie, allora mi annunci. Sì. Dove sei stata? Stamattina sei uscita all'alba. Avevo un esame. Julie, tesoro mio, ma guarda come sei ridotta. Perché non vai da qualcuno a farti sistemare i capelli? Infatti ho un appuntamento dal parrucchiere per mezzogiorno. Ah, hai dei progetti per questa sera? Potrebbe essere. Spero che non mi coinvolgano. Cosa? Non vorrei che ci incontrassimo. Come sarebbe? Beh, io andrò al ricevimento in onore del tuo vecchio amico Tyler McCandles. E spero vivamente che tu abbia superato l'infatuazione infantile che avevi per lui. E che tu abbia anche il buon senso di non farti vedere. Penso di poter fare ciò che voglio, no? È meglio che sia quello che voglio io. Signora Clegg, l'onorevole la sta aspettando. Ciao, mamma. Entra pure, accomodati. Che piacevole sorpresa. A quel che vedo è proprio una sorpresa. A quanto pare non ti hanno riferito la mia telefonata. Sarai ricordato come il campione mondiale dei cacazzotto! Voltati e guardami in faccia. Mamma, ho un impegno per colazione. Hai anche un impegno per questa sera, il ricevimento dei McCandles. E va bene, mamma, ci andrò. Non solamente ci andrai, caro, ma tu parlerai con Tyler McCandles, ti farai fotografare insieme a lui e ti presenterai alla stampa come deputato del suo distretto. Non cedi di un millimetro, vero? Non voglio assolutamente che si sospetti che hai paura di essere paragonato a lui. Tu non vuoi che si sospetti? Sei tu il deputato al congresso? Sei tu il candidato? Per caso occupo la tua poltrona? Ray, non recitare le tue stupidissime commedie con me. Allora, ho la tua parola per stasera oppure no? Mia cara matrigna, visto che ti sei già messa sotto i piedi mio padre, sai benissimo di avere la mia parola. Ma che bravo. Oh, sarà veramente una splendida serata, piena di tensioni e correnti sotterranee. E non bere troppo stasera. Stregaccia del malaugurio.